sedute del 20, 21 e 22 marzo. Il Consiglio regionale ha proseguito la discussione sul piano sociosanitario, affrontando nello specifico l'esame dell'articolato del disegno di legge numero 174. In apertura di seduta il 22 marzo è stato inoltre commemorato il dottor Amedeo Damiano, presidente dell'unità sociosanitaria locale di Saluzzo, scomparso 25 anni fa dopo essere stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. CRP TG LIS. A Palazzo Lascaris il 21 marzo è stato presentato un nuovo prodotto informativo, il CRP TG LIS, dedicato alle persone sorde o con deficit uditivo, realizzato dal Consiglio regionale in accordo con l'Ente Nazionale Sordi del Piemonte, ENS. CRP TG LIS, realizzato con periodicità settimanale, contiene alcuni servizi giornalistici dedicati alle attività istituzionali e altri eventi dell'istituzione regionale tradotti nella lingua dei segni italiana. Ricevuta delegazione RSU-CSI. È stata ricevuta a Palazzo Lascaris il 20 marzo una delegazione di rappresentanti sindacali del Consorzio per il Sistema Informativo per discutere del futuro del CSI Piemonte. L'assessore regionale allo sviluppo economico ha dichiarato che a breve la regione presenterà una proposta di riforma che verrà vagliata dal Consiglio regionale e da tutte le parti in causa. Presentato l'annuario pontificio 2012. A Palazzo Lascaris il 16 marzo è stato presentato alle autorità piemontesi l'annuario pontificio 2012 della libreria editrice Vaticana. Ha moderato Ezio Ercole, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, ed è intervenuto Monsignor Vittorio Formenti, incaricato per l'ufficio centrale di statistica della Santa Sede. I dati, riferiti all'anno 2010, forniscono un'analisi sintetica delle principali dinamiche riguardanti la Chiesa Cattolica. 150+1, opera omnia comune ricchezza. Le storie di piccoli e grandi protagonisti del Piemonte e dell'Italia dal 1861 al 2011. Questa è la filosofia di base del poderoso volume di opera omnia comune ricchezza, presentato a Palazzo Lascaris il 16 marzo dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI. L'incontro è stato aperto da Carlo Scarpa, curatore del libro per la casa editrice Agepos.